un evento speciale per guardare al futuro e programmare nuove sfide cariche di passione. È stato il Cremona Circuit, il palcoscenico che ha tenuto a battesimo la Formula X Italian Series, il nuovo trofeo dedicato a monoposto e vetture sport che si appresta a fare il proprio debutto a partire dalla stagione 2017. Sul moderno impianto che sorge nei pressi di San Martino del Lago, tanti protagonisti si sono dati battaglia in pista per un primo assaggio di quello che andrà in scena nel prossimo campionato, in una giornata che ha calamitato l'interesse di numerosi piloti, team e semplici appassionati. Il tracciato lombardo ha visto lo svolgimento di una gara esibizione con la presenza di tre differenti categorie di monoposto, a partire dalle Predators, capaci di dare vita ad un'entusiasmante edizione del trofeo internazionale Formula Promotion, passando per le Formula Renault, sino alla novità assoluta rappresentata dalla G1, il nuovo progetto lanciato dall'imprenditore israeliano Tamir Placinski e sviluppato dal Team Grip, con la presenza del pilota Davide Vettori. È stato proprio quest'ultimo ad aggiudicarsi il successo assoluto, precedendo sotto la bandiera a scacchi Paolo Viero e Samuele Fornara. Quest'ultimo si è imposto nella classifica riservata alle Formula Renault, avendo la meglio nei confronti di Wellington Girotto e Michele Rux, mentre per quanto riguarda le Predators, a salire sul gradino più alto del podio è stato il giovane Michele Tarani, già in grande evidenza nel corso dell'annata 2016, seguito da Giacomo Germandi e Daniele Zambelli. Tra i concorrenti scesi in pista anche Corrado Cusi, fondatore e costruttore della Predators, insieme ad altri protagonisti abituali della serie come Paolo Marconne e Domenico Cavallaro. L'occasione è stata inoltre propizia per consentire a tanti altri aspiranti piloti di sperimentare per la prima volta l'ebbrezza di testare una monoposto, al termine di una stagione caratterizzata da un grande successo di partecipazione per la Formula Promotion, con la presenza complessiva di oltre 50 piloti a bordo di Predators e Formula Junior. L'evento di Cremona ha rappresentato l'occasione ideale per mettere in mostra le potenzialità del format proposto dalla Formula X Italian Series. Costi estremamente contenuti, possibilità di gareggiare con monoposto e vetture sport divise per classi e categorie, grande visibilità mediatica con interviste e aggiornamenti dei circuiti, insieme a dirette o differite di tutte le gare, il tutto con regolamenti molto semplici che prevedono lo svolgimento delle sessioni di gara nella giornata di domenica. Il calendario ancora in via di definizione vedrà la presenza di 6 appuntamenti. Per informazioni e per iscriversi è sufficiente collegarsi al sito formulapromotion.it.